Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo diverso, all'aria aperta, live, perché abbiamo il contatto diretto con la città, con la gente che passa, con le macchine. Siamo presso il caffè Tabacchi Simonetti, è un modo per far sì che i nostri consiglieri comunali abbiano quasi un contatto, per così dire, diretto con la vita di tutti i giorni, con la signora che cammina e trova l'erbaccia sul marciapiede o il marciapiede sconnesso o la macchina in doppia fila e quant'altro. Ringraziamo per l'opportunità e per questa bellissima location, questo splendido gazebo appunto del caffè Tabacchi Simonetti, sito a Taranto in via Umbria 186, e quindi andiamo a salutare gli ospiti, il padrone di casa, il titolare Piero Simonetti. Buonasera. A seguire il vicepresidente del Consiglio Comunale, il dottor Antonio Cannone. Grazie e a voi. Il consigliere comunale di Per, consigliere di maggioranza, l'avvocato Dante Capriulo. Beh, una... La commissione bilancio l'hai dal... E lo aggiunga lì, Capriulo. Presidente della commissione, mancato assessore, no, vabbè, no, no, quello Presidente no. della commissione bilancio, bilancio. Meglio mancato di questi assessore non lo sappiamo. No, meglio di questi tempi rimanere consiglieri, perché con i chiari di luna di Melucci niente ci vuole che ti butta fuori e perdi, no, e perdi la carica. E allora, intanto Simonetti, questo un clima così vivo e vivace. Un clima simpatico tra amici dove sicuramente... Deve alzare la voce Simonetti. Un clima simpatico tra amici dove sicuramente affronteremo delle tematiche sociali e del territorio. Simonetti, lei che vive la città, perché un'attività commerciale, un bar che accoglie mattina, pomeriggio e sera numerose persone, rappresenta certamente, come dire, il termometro dello stato di questa città. Lei raccoglie le doglianze, le speranze, la rabbia dei cittadini. Non c'è dubbio che noi quotidianamente, per effetto delle numerose persone che entrano nella nostra attività commerciale, riscontriamo, raccogliamo testimonianze di ogni tipo. Naturalmente non c'è un clima molto positivo, è dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista della fiducia. Si parla tanto dell'Ilva, delle sue problematiche, però soluzioni a tutt'oggi ancora non ce ne sono. E su questo concordiamo. Poi per quanto riguarda l'economia locale, anch'essa molto depressa, per cui non si può respirare un clima positivo. E allora noi ci dobbiamo rimboccare le maniche senza essere a tutti i costi disfattisti, come purtroppo noi tarantini siamo talvolta. Dobbiamo vedere un po' di... creare qualcosina pian piano, così come speriamo di fare noi con la nostra attività, assumendo delle persone, magari anche part time, e creando le condizioni per un rilancio economico, in piccolo naturalmente. Attenzione, perché ci sono le misure di Di Maio sui contratti a tempo determinato, e quindi si è parlato di 8.000 posti di lavoro persi ogni anno. Per un totale di 10 anni sono 80.000. Se permetti, forse sarò controcorrente, noi abbiamo avuto un'esperienza singolare, quella cioè dell'utilizzo dei voucher, che sono dei buoni che consentono un tipo di lavoro per tempo determinato. Faccio riferimento per esempio a quelle attività commerciali quali le pizzerie, i ristoranti, che per esempio... A prestazione, diciamo. Esatto, per prestazione. Onestamente, che si dica, era un metodo molto veloce e pratico. Poi naturalmente se ne è fatto un abuso, questo sì, quindi va secondo me analizzata attentamente la questione dei voucher nella giusta misura, con delle condizioni magari, con dei vincoli, con dei limiti, perché giustamente non è che si può produrre lavoro in questo modo, con queste situazioni occasionali, però comunque rappresentavano delle fonti di lavoro. Quindi io spero che il governo, senza parlare in grande, prenda in considerazione seriamente la possibilità di fare in modo che le persone possano trovare delle piccole opportunità e nello stesso tempo a noi di poter chiamare liberamente per la collaborazione saltuaria le persone senza dover fare grandi manovre, perché non so, è proprio imbarazzante adesso per quanto riguarda il lavoro occasionale, bisogna aprire un credito con l'Inps, un borsellino, è una tragedia. Ok, bene, e allora
andiamo alle cose di casa nostra, andiamo all'amministrazione comunale. Antonio Cannone, dottor Antonio Cannone, consigliere di opposizione, eletto con la lista Taranto nel cuore, sosteneva la dottoressa Baldassarri, ora è vicepresidente del Consiglio Comunale. Qualche maligno, qualche voce aveva parlato di una sua tresca con la maggioranza? Guardi, io credo di avere una storia alle spalle che non dovrebbe dare adito a queste voci. Però come si è creata questa voce? Non lo so voce. Come si è creata, io credo di aver intuito perché abbiamo avuto uno scambio con il direttore di quel giornale, il Taranto Sera, che aveva provocato questa idea all'interno e all'esterno del Consiglio Comunale. Un'interpretazione giornalistica su alcune cose che io avevo comunicato alla stampa e che lui, diciamo così, ha interpretato in una determinata maniera facendone anche un articolo di giornale. È chiaro che l'articolo di giornale viene letto da tutti, da chi comprende, da chi non comprende le situazioni e si creano situazioni equivoche, perché per me su di me solo un equivoco poteva dare adito a voci di un mio eventuale entrata all'interno di una maggioranza così fatta al Comune di Taranto. È una storia da difendere che credo che faccia parte di un convincimento personale, quindi era solamente un equivoco che si era creato. È più opposizione di Mimmo Ciraci, che sembra essere un po' equivoco politicamente. No, guardi, assolutamente no. Intanto voglio dire, Mimmo non è qui presente. Ma no, è una battuta, c'era un certo rapporto con la maggioranza. No, assolutamente no. Io credo che Mimmo abbia avuto un colloquio con il sindaco, così come credo l'abbiamo avuto altre persone. Da questo colloquio nulla è venuto fuori, non è trapelato nessun orientamento da parte del consigliere Ciraci, che anzi ha, come dire, elegantemente sorvolato, al contrario di quanto ho fatto io, su tutte quelle parole che sono state dette su di lui, sui giornali e sui social, ha elegantemente sorvolato, non dando ulteriormente adito a voci di questo genere. Perfetto. Credo che Ciraci non abbia nulla Cannone, in questo però momento. Ci sono delle situazioni in cui, se io dico che questo consiglio comunale non si scioglierà mai, è più probabile che possano esserci delle fratture nella maggioranza, ma queste fratture verrebbero compensate da determinate stampelle presenti in opposizione. Penso innanzitutto ai due di AT6, ai due Cito. Anche su questo io credo che sia una... Cioè c'è una minoranza che non se ne vuole andare a casa. Guardi, io la maggioranza sicuramente, credo che sicuramente... No, ho detto c'è una minoranza che correggo, allora... C'è una minoranza che non se ne vuole andare a casa. Dottor Abba, io non lo so questo che lei sta dicendo. Io credo che ancora una volta c'è un'illazione giornalistica che dice determinate cose. Ad oggi, noi abbiamo avuto ad oggi nessun riscontro rispetto alle cose che vengono dette in città. Parliamo di questa amministrazione, un'amministrazione in cui c'è una situazione di conflittualità al suo interno, una conflittualità che parte dalle beghe interne, dalla guerra intestina fratricida all'interno del PD. Oggi Melucci PD, Lonoce PD, durante il question time il sindaco Melucci ha attaccato pesantemente Lonoce per la vicenda Telenorba, per aver Lonoce avrebbe presentato, no? Concesso di presentare il question time appunto riguardante l'estromissione di un giornalista di Telenorba, il caso accaduto qualche mese, due mesi fa forse circa, con il collega appunto di Telenorba. Evidentemente questa maggioranza, il sindaco anzi, non sopporta dei mass media che gli facciano le pulci, che lo pungolino, e vede nemico chi gli muove delle critiche. Sta di fatto che però, al di là di questa componente caratteriale del sindaco, sta di fatto che due personaggi della maggioranza,
lo Noce e il sindaco, non se la sono mandate a dire. Allora, che ci sia all'interno di una maggioranza oggi al Comune di Taranto una certa fibrillazione, questo ormai credo che lo sappiano anche le pietre. Guardi, da 23 componenti della maggioranza, una maggioranza quasi bulgara all'inizio di questa amministrazione, a un anno dall'inizio di questa amministrazione sono rimasti in 18, quasi il minimo consentito per poter portare avanti una maggioranza di questo genere. La cosa che è strana e la cosa che, diciamo così, dovrebbe preoccupare i componenti della maggioranza è che 4 anni condotti in questa maniera rispetto a quelli che sono i numeri che compongono questa amministrazione dovrebbe essere abbastanza difficile, però è un problema tutto interno alla maggioranza e quindi crediamo che, voglio dire, quello che sta succedendo in Consiglio Comunale, non c'entra, ovviamente. Tutto quello che sta succedendo in Consiglio Comunale è sotto gli occhi di tutti e tutti possono giudicare come sta portando avanti l'amministrazione questi anni di gestione. Avvocato Dante Capiulo, consigliere comunale di Per, presidente della Commissione appunto bilancio. Una maggioranza fibrillante, un valzer continuo tra assessori e componenti delle municipalizzate, evidentemente c'è una instabilità che poi va a riverberarsi nella gestione amministrativa della città. Non dimentichiamo prima l'amore politico tra il sindaco e il governatore Emiliano, al punto tale che una colonia barese era stata portata a Taranto, a una colonia assessorile, poi il sindaco rompe con Emiliano e vengono fatti fuori De Paola e il vice sindaco Rocco De Franchi. Insomma, parliamoci chiaro, qui sembra quasi che si stiano rivivendo i tempi dei valzer di nomine all'epoca di Stefano. Poco è cambiato. Ma senti, io ascoltavo anche prima, no? Poi è giusto che chi amministra deve subire delle critiche. Personalmente, come sai e come credo sappiano in molti, non è da ieri che faccio il consigliere comunale, quindi ho vissuto diverse stagioni. Sicuramente siamo in una fase in cui la politica complessivamente è litigiosa, cioè nel senso che la lite è dietro l'angolo. Io credo che sia anche effetto del fatto che oramai, mancando valori di riferimento, mancando i collanti che erano prima i partiti, oramai si litiga su tutto, quindi anche, diciamo, al nostro interno ci sono delle fibrillazioni, inutile nasconderlo, perché secondo me nasce tutto dal PD frastagliato al suo interno, da lì parte tutto. Cioè, l'ho detto prima, ovviamente non essendoci più i partiti, no? E te lo dice uno che ha militato nei partiti uscendone 5-6 anni fa, è chiaro che non essendoci più un collante, il collante poi lo devi creare giorno per giorno e poi ognuno di noi ha la propria personalità, ognuno di noi ha il suo modo di fare, ognuno di noi, c'è chi ha fatto politica e chi conosce alcune difficoltà amministrative, c'è chi non l'ha fatta, quindi siamo in una fase che obiettivamente è una fase abbastanza confusa. Io credo personalmente, ed è il lavoro che insieme ad altri sto cercando anche di fare, è che noi siamo soltanto ad un anno di questa amministrazione. E rischiamo di galleggiare nella palude per altri 4. Galleggiare, ma non esageriamo. Abbiamo già avuto 10 anni di palude, sì, stefaniana. Sicuramente i 10 anni precedenti non sono stati particolarmente edificanti. Però io quello che... Ho usato un eufemismo, è ovvio, perché sennò poi mi dicono che faccio il fatto personale. Allora, il discorso è che noi... in questo primo anno, con tutte le difficoltà, si è cercato di impostare un certo lavoro, ripeto, anche con una serie di errori, perché non è che ci li dobbiamo nascondere, però quello che dovremmo tentare, proprio nella confusione in cui cede la politica, nel fatto che non è che secondo me che se torniamo a votare cambia qualcosa di particolare, perché poi, ripeto, io ho visto tanti consiglieri passare, di destra, di sinistra, di alti e bassi, poi alla fine alcune dinamiche si determinano sempre. Io quello che penso è che noi adesso, ed è il lavoro che personalmente ed altri stanno facendo, dobbiamo cercare di avere degli obiettivi e portarli avanti, questi obiettivi. Obiettivi che sono, da un lato, di strategia, perché lo ripeto, lo abbiamo detto in campagna elettorale, comunque rimane la missione principale che abbiamo consegnato a Melucci,
che è quella che noi questa città in parte la dobbiamo cambiare nel suo assetto produttivo e di sviluppo, perché sennò, come diceva il titolare del bar Simonetti, la crisi economica poi nella città si tocca con mano. Come dicevi tu, la gente ci ascolta, quindi è bello, è proprio, siamo en plein air, bello, quindi bello della diretta, no? Cioè, noi abbiamo questa crisi, che è una crisi drammatica. Io penso che quando si studierà la storia della nostra città, il periodo che stiamo vivendo è un periodo storico in cui c'è in crisi l'apparato produttivo principale. Allora noi abbiamo la responsabilità di modificarla questa città, sapendo che ci sono i problemi. Dobbiamo fare sia le piccole cose e i problemi che ci sono di ogni giorno rispetto alle grandi questioni. Però, Capriulo, voi governate, non fate come Di Maio, che sta al governo e sembra quasi che stia all'opposizione. No, io personalmente... Cioè, chi governa si assume le responsabilità. Mi prendo tutte le responsabilità, ovviamente per quelle in cui partecipo direttamente. Di sua competenza, altri, è chiaro. Quelli che fanno altri, io rispondo dei miei voti che do in Consiglio Comunale e di quello che facciamo, no? Di quello rispondo personalmente. Non rispondo di tutto perché non faccio il capo dell'amministrazione. Poi ripeto, rispetto a questo, io credo che, e qui forse si è creato anche la confusione con l'opposizione, no? Perché con il consigliere Quannone, con altri, c'è un dialogo costante anche rispetto alle questioni amministrative che noi viviamo. Non è che siccome siamo stati eletti in indirizzi diversi per forza ci dobbiamo scontrare ogni giorno. Certo. Io credo che noi abbiamo dei problemi della città che dobbiamo cercare di portarli avanti a prescindere anche dal posizionamento politico. E parlando di problemi, andiamo da Simonetti, perché dicevo, Simonetti come titolare di un'attività commerciale vive la città, vive il rapporto diretto con i cittadini. Vedete, ci troviamo in una situazione particolare in cui l'occupazione, non ne parliamo proprio, un'amministrazione comunale, un sindaco può fare, ma può fare ben poco rispetto a certe scelte provenienti da Roma, dai massimi sistemi governativi. Idem dicasi per quanto riguarda l'ambiente, ma il cittadino dice lavoro non c'è, questione ambientale, e fra un po' verremo alle schifezze dell'ENI, alla questione ILVA, Dio solo lo sa, però uno dice almeno dateci un minimo di vivibilità, il marciapiede sano, l'immondizia rimossa, queste cose che la signora Maria, esatto, la vecchietta vuole. E io penso che lei, Simonetti, si imbatta in queste realtà. Sì, io mi rendo conto che, come tu dicevi, ci sono delle situazioni che non sono di competenza né del sindaco né del consiglio comunale e quant'altro. Però, per esempio, se posso fare una piccola considerazione, che potrebbe sembrare una goccia nel deserto, la stessa situazione relativa ai gazebo, per esempio, no? Ripeto, una cosa magari nostra, particolare, dei bar, ristoranti, eccetera, secondo me andrebbe affrontata da parte dell'amministrazione comunale in maniera un po' diversa. Cioè, noi dovremmo essere sovvigliati a che ci si proponga sempre di realizzare gazebo e quant'altro, così come accade d'altra parte in tutte le altre città. Per esempio, la tassazione relativa ai gazebi, io mi permetto di dire che la pago. A mio modesto avviso, in questo contesto di crisi potrebbe essere ritoccata in basso, ma ritoccata relativamente, perché il canone patrimoniale qualche mese ho capito, però rimane sempre alta, relativamente alta. Considera che noi nella fattispecie viviamo un'economia diversa, cioè senza essere né volgari e né rozzi, ma noi non vendiamo gli stessi prodotti che vendono a Roma, a Milano, agli stessi prezzi, pur pagandole gli stessi prezzi. Quindi ci imbattiamo in una realtà dove il nostro listino prezzi è decisamente inferiore, ma non a New York, anche a Bari, anche a Martina Franca, considerando però l'aspetto centrale, cioè i parametri dei costi, energia elettrica, costo per il discorso stesso del gazebo, sono decisamente uguali rispetto alle altre città. Quindi noi abbiamo uno svantaggio, abbiamo un handicap rispetto a questa problematica. Ecco, siccome è di competenza dell'amministrazione comunale, per esempio, io ritengo che si possa guardare con un occhio di interesse a questa problematica affinché magari ci sia qualcosa di positivo per noi, di incoraggiamento. Ok, allora, siccome Simonetti, la mia è una realtà televisiva e mediatica, autoprodotta, autogestita ed autofinanziata dal sottoscritto, e ringrazio gli sponsor che si rivelano
sensibili rispetto al mio progetto. Ora però un piccolo break pubblicitario, al rientro Cannone e Capriulo parleremo di tassazione, parleremo di vivibilità, o meglio, o anzi o peggio, invivibilità urbana. Pubblicità. Bene, rieccoci, stavo dicendo in studio, no, in strada, presso il bellissimo gazebo del caffè Tabacchi Simonetti. Abbiamo qui l'imprenditore Pietro Simonetti ed è positivo il fatto che sono queste iniziative che rendono viva una città, anzi, meno male che ci sono certe attività commerciali che quantomeno con la loro illuminazione illuminano strade che viceversa sarebbero buie. Ah, apro parentesi e chiudo parentesi, c'è via Liguria che dalla via Principe di Taranto sta diventando una via degradata con negozi che chiudono e con una illuminazione sempre più carente. Parliamo, Cannone, di invivibilità urbana. Qui c'è da dire, io dico una cosa, e forse mi inimicherò certe opinioni. All'epoca di Cito, con tutti i difetti che poteva avere Cito, non entro nel merito delle vicende giudiziarie, del carattere del personaggio, ma la città quantomeno era vivibile. Ora, non me ne frega niente che sia Cito, che sia Pinco, che sia Pallino. Sta di fatto, io desidererei una città vivibile, con un sindaco, sceriffo o non sceriffo, che sia in grado di assicurare una certa vivibilità urbana, che oggi manca. Strade centrali, non periferiche, con l'erbaccia alta mezzo metro, buche a iosa, siamo ritornati nel Medioevo. Se poi vuol dire anche qualcosa in merito al discorso della tassazione. Assolutamente sì. Io mi ero appuntato appunto quello che lei testé ha posto. Non ci siamo messi d'accordo. Non ci siamo proprio messi d'accordo. Io credo che un'amministrazione, così come si era presentata l'amministrazione Melucci, con un programma abbastanza corposo, un programma che cercava di volare alto rispetto a quello che sono stati i 10 anni precedenti di Stefano, naturalmente non poteva che farci piacere se questo si fosse verificato, ma a fianco di un programma che evidentemente deve cercare di alzare l'asticella, che è una frase carissima al nostro sindaco, con progetti di largo respiro sulla città di Taranto, naturalmente ci aspettiamo che ci siano anche le questioni giornaliere che bisogna risolvere. E quindi le questioni giornaliere sono quelle che lei enunciava poco fa: la pulizia, l'illuminazione, la sicurezza nelle strade, perché quando al cittadino tu hai tolto queste tre fondamentali posizioni su cui deve valutare un'amministrazione comunale, è chiaro che si trova in grosse difficoltà. Anche per quanto riguarda, facendo un passo indietro rispetto a quello che il nostro gentile ospite ha detto sui gazebo, sono diversi anni che discutiamo di questa situazione e sono 4-5 anni che discutiamo puntualmente nella commissione attività produttive del regolamento che deve essere, come dire, approvato a proposito dei gazebo. Non più tardi di qualche giorno fa in una commissione ho avuto un alterco verbale, ma insomma limitato nelle grida, con un rappresentante di una, non ricordo se è di commercio, non ricordo con chi. Di un'organizzazione di categoria. Di un'organizzazione di categoria, in cui io facevo notare che l'attività commerciale oggi a Taranto, che come dicevamo un attimo fa è, come dire, in una crisi profonda, ha necessità, ha bisogno di far sviluppare alcune attività di questo genere. Noi dobbiamo cercare quanto più possibile di aiutare i commercianti, quanto più possibile, perché noi forse dimentichiamo un punto fondamentale della nostra elezione. Noi siamo stati delegati al cittadino per aggiustare la loro vita, non per complicargliela o peggiorarla. Noi dobbiamo sforzarci di aggiustare la vita dei nostri, come dire, cittadini che ci hanno delegati lì per bocca loro. Perché se noi questo lo dimentichiamo e cerchiamo ogni volta di, come dire, di tenere presente
l'attività di uno, l'attività di un altro, la convenienza di uno e la sconvenienza dell'altro, noi non ne usciamo più da questa storia. Quando parliamo di vivibilità urbana, io mi riferisco a quelle realtà, a quegli organismi, a quei soggetti che rappresentano, come dire, il braccio operativo dell'amministrazione. Penso all'AMIU, penso all'AMAT, e qui emergono le carenze. Al di là dell'AMAT e degli annunci ad effetto che fa su Facebook il cosiddetto contagio, qui la città è ridotta a un porcile, senza se e senza ma. Sta ribadendo un attimo fa abbiamo detto, e in effetti voglio dire, a fianco a dei programmi di alto valore per poter alzare l'asticella di questa città, che ne ha donde, che ne avrebbe veramente, come dire, bisogno per poter far rilevare veramente quanto questa città è bella, è chiaro che ci sono le cose quotidiane, giornaliere, che non riescono a essere portate avanti. Capriulo, andiamo subito all'argomento, solo una chiusa. Melucci è partito come il sindaco della progettualità, ma alla fine per volare alto non si vola neanche basso. Non vogliamo basso e non vogliamo alto, perché poi tutti questi progetti faraonici, questa internazionalizzazione di Taranto, non si vede. Le famose navi da crociera sono diventate, rivelate l'arrivo, l'approdo di quattro gatti. Sì, allora, anche qua, no? Senza nascondere i problemi, perché se nascondessimo i problemi... È la programmazione, la sistematicità... Dall'altro che vivo in periferia, no, i problemi sono proprio raddoppiati. Forse è una questione di programmazione e di organizzazione. Sì, no, ti dico la mia, è quello che si sta tentando di fare. Allora, intanto sulla grande progettualità, perché sennò il discorso non basterebbe una trasmissione, è chiaro che si sta andando avanti. Io lunedì in consiglio, per esempio, abbiamo il consolidamento dei fondi per baraccamenti cattolica, che sono 10 milioni, per Palazzo Troio, Palazzo Carducci e altri palazzi, Città Vecchia, c'è tutto il sistema del CIS, quindi dire, il Fusco, no? Quindi dire, adesso sarebbe troppo lungo. Andiamo al tema che secondo me interessa di più i cittadini, no? Che è la vivibilità. Anche qua io credo, nasce anche dall'esperienza di ogni giorno, che noi dobbiamo fare i conti con la realtà. Al di là del fatto del dire che quando c'era lui i treni arrivavano in orario, qua dobbiamo fare i conti con come effettivamente adesso si amministra un ente pubblico e soprattutto quali problemi sono stati ereditati. Perché devi sapere che oramai la vivibilità in città non è soltanto un problema di AMIU che svolge un compito. L'AMIU da qualche anno, per effetto di una legge, deve fare soltanto smaltimento rifiuti e pulizia delle strade. La vivibilità è un concetto più complesso, dove noi abbiamo altre 4-5 società che curano la viabilità, curano il verde, curano la custodia delle piazze e così via, che purtroppo sono retaggio anche di alcuni fenomeni, perché adesso non è che voglio ritornare sempre allo stesso argomento, però purtroppo quando è capitato il dissesto... Sì, però non deve essere un alibi fino all'infinito. Non deve essere un alibi, però dobbiamo parlare con la realtà dei fatti. Ora, se noi abbiamo l'obbligo di assumere centinaia e centinaia di persone perché gli dobbiamo assicurare un reddito e questi lavoratori devono essere messi a fare qualcosa, poi non possiamo pretendere il massimo della professionalità. Noi abbiamo avuto la ditta che stava lavorando il verde, che voleva lasciare l'appalto perché non riusciva a capirsi con i dipendenti, mettiamola così, no? Non riusciva a capirsi con i dipendenti. E così via. Allora, il problema è un po' più complesso, per cui io sono per la verità per la linea dura, qualcuno è per la linea più morbida, sicuramente le cose non vanno bene, ma i problemi non sono di facile soluzione e non sono soltanto di competenza dell'AMIU. Aggiungo un'altra cosa rispetto alla situazione delle strade, dei marciapiedi, e lo dico anche nella mia funzione di Presidente della Commissione di Bilancio e di come abbiamo impostato il primo bilancio dell'amministrazione Melucci che abbiamo approvato ad aprile di quest'anno. Noi ci siamo trovati negli ultimi anni ad avere zero in alcuni voci, penso al rifacimento delle strade o penso all'illuminazione pubblica. Quest'anno, e gli effetti si vedranno tra qualche mese, il Consiglio Comunale ha stanziato circa 2 milioni e mezzo per 3 anni per le strade, 700 mila euro per l'illuminazione pubblica e così via.
questi effetti ovviamente si vedranno tra qualche mese, ma il cittadino deve sapere che molte delle scelte passano attraverso anche il bilancio e lo stanziamento delle risorse. Problemi commercianti, anche qua, siccome poi diciamo, mi onoro anche di averlo scritto io quel regolamento, all'inizio della consigliatura, per la verità all'unanimità, è uno di quei provvedimenti che poi è passato all'unanimità, proprio perché, come diceva prima il consigliere Cannone, mi posso permettere di chiamarlo anche Tonino, il discorso dei commercianti, no, di come si aiuta il sistema dei commercianti e del piccolo commercio, è un discorso che tutti quanti vogliamo, ovviamente nel rispetto delle regole, e dovete sapere che qua, come si diceva prima, se metti insieme le due categorie iniziano a litigare tra di loro, no? Se metti due commercianti che stanno a fianco inizia a litigare, quindi trovare il punto di equilibrio non è facilissimo, ma noi dobbiamo sostenere il commercio e sostenere alcune attività. Noi abbiamo fatto un provvedimento che non è stato nemmeno facile passarlo, che si chiama l'abolizione della doppia tassazione che avevano per esempio questi gazebo che pagavano la TOSA per il canone patrimoniale. Il Consiglio Comunale all'inizio di quest'anno ha abolito la doppia tassazione, per cui un gazebo come questo di fatto pagherà più o meno la metà di quanto pagava l'anno precedente. Si paga sempre assai, probabilmente si paga sempre assai, però si paga molto meno dell'anno precedente, è un primo passo, quindi vuol dire alcune risposte in questa direzione sono state date e ripeto, proprio questo settore ha beneficiato di un provvedimento molto importante del Consiglio Comunale. Voglio darvi dei compitini. C'è la carta e la penna. Aspetta che sto scrivendo. Beh, no, sto seriamente. Quanti minuti avremo per contare? No. Allora, ci sono due, voglio segnalare due situazioni gravissime. Una, mi riferisco a Piazza Marconi numero 5. Che è che piano? Proprio dinanzi all'entrata del palazzo, del portone, lì nelle adiacenze dei giardinetti. Manto stradale completamente dissestato, rappezzi su rappezzi di catrame, questi rappezzi ora si rompono, poi vengono ripianati, insomma una situazione penosa, tipo le montagne russe. La cosa grave è che proprio al civico 5 di Piazza Marconi abita un disabile grave, il quale disabile grave da decenni non sta chiedendo niente, sta chiedendo soltanto che venga così asfaltata l'area in cui lui con la carrozzella cerca di vivere una vita meno dolorosa. Parliamo di Piazza Marconi 5, ovviamente non è solo il 5 ma è tutta la zona. Ora, se non è emergenza questo, io ho fatto un servizio giornalistico da un orecchio entrato e dall'altro è uscito. Allora, perché dici che davano le schiantate? Perché non c'è stato nessun provvedimento. Si stavano predisponendo gli altri. No, almeno la persona, il portatore di disabilità, vuole sapere nel 2020 verrà rifatta il marciapiede? Nel 2020 potrò camminare, potrò muovermi con un minimo di certezza di non cadere con la carrozzella? Di non accappottarmi, come si suol dire a Taranto? Allora, Capiù, lei maggioranza, Cannone di opposizione, vogliamo fare un question time? No, però scusa, posso darti la risposta su Piazza subito? Marconi 5? Però scusa, e Luigi, poi, posso darti la risposta su, perché sennò sì. Allora, mi ricollego a quanto perché è gravissima prima. La situazione. Allora, se la segnalazione è stata fatta, l'ufficio lavori pubblici, proprio perché finalmente quest'anno, dopo anni di buio, abbiamo stanziato 2 milioni e mezzo, ha diviso la città in 4 lotti, un lotto riguarda proprio quella zona. Io adesso non ho visto l'elenco perché l'ufficio giustamente dice voi avete dato l'indicazione, noi come ufficio allora noi ci faremo carico di verificare se questa priorità è stata inserita. Se non è stata inserita la si inserisca, posso dire perché che quella è una priorità. Se addirittura avete fatto un servizio giornalistico, sì, conoscendo la sensibilità anche di quei pochi operatori dei lavori pubblici che stanno operando, sicuramente l'avranno inserita. C'è sui social. La buona notizia è che se questo piano che partirà secondo me subito dopo la fine dell'estate, perché sta per andare in appalto. E poi c'è un'altra. Ci sono campagne no, e c'è poi un'altra segnalazione. Via Pietro Nenni 2/C
2/C, casse, segnalazioni ad persone, casse, no, case comunali che stanno crollando a pezzi. Sa cosa, a che soluzione siamo arrivati? Che è stata transennata la zona, è stata messa in sicurezza, sono stati tolti i calcinacci per capirci, e poi ci sono le transenne, con il fatto che sono passati 3-4 mesi e continuano a piovere calcinacci. Via Pietro Nenni 2/C, case comunali, non ci abito io, quindi non è un interesse, come dire, personale. Ho voluto segnalare queste situazioni, che sono alcune delle migliaia di lagnanze, però dico al cittadino, diamo risposte, è una battaglia. Io so che al di là della collocazione politica di ognuno di voi, di voi due, avete una sensibilità verso il territorio che viene anche, devo dire, compensata moralmente in termini di consensi. Bene, io voglio darvi questo compito. Non è che Cannone o Capriulo devono andare a risolvere stanotte con la bacchetta magica il problema, però almeno mettiamolo in cantiere e vediamo quando si potrà avere la luce. Posso dire? Prego. No, anche su, allora, Luigi, però per essere corretti, perché sennò qua non è che sia ministro io, a no, ministra Cannone. Sto dicendo a voi due, domani mattina lo potrei dire a Cataldino, a Bitetti, a Ciracci. Mia, abitando, diciamo, in una zona dove i problemi stanno ogni giorno, non, cerco di non correre mai dietro il singolo caso, perché se tu corri dietro il singolo caso rischi di favorire qualcuno a scapito degli altri. Allora il problema va impostato anche in senso corretto. Allora, il calcinacci che cade, deve morire qualcuno? Deve avere una pietra in testa? No, ti spiego, perché ditemi voi. Hai centrato un altro degli obiettivi che si è dato il Consiglio Comunale. Ma sono obiettivi ipotizzati, non realizzati, idealizzati meglio. Ma noi quest'anno, nel bilancio comunale di quest'anno, approvato ad aprile di quest'anno, abbiamo stanziato per il recupero delle case comunali 800.000 euro. Sai quanto era negli anni precedenti? Era quasi prossimo allo zero. È chiaro che se tu metti zero in bilancio, il tecnico comunale come te lo deve andare a fare? Sì, si mette lungo la calce, però, e va. No, si però sta facendo in una, l'accordo sì, quadro, però in una come quegli altri saranno in un elenco che saranno sì, fatti. Sì, però in una situazione di emergenza, in cui c'è il rischio che se io vado a camminare sotto quel balcone, sono usciti, io non sono un tecnico della materia, i ferri dei balconi, le anime, no? Lo scheletro, non sono un tecnico della materia, lo scheletro è accanto a questo scheletro di ferro, cadono proprio come pezzi di ricotta i calcinacci, la struttura in muratura. Con rischi gravissimi. Laddove mi potrai dare la disponibilità, ti porterò a Paolo VI in una situazione che sto cercando di porre rimedio, ma sarà difficile, anche se dobbiamo qualcosa fare, e a quello che viene definito i palazzi delle poste, sì, dove sono tutti impiegati postali, dove c'è una situazione veramente di invivibilità a Paolo VI, dove appunto abita una persona disabile che addirittura la bambina a questo punto preferisce non scendere perché ha paura di cadere. La e quindi una situazione, faremo certo un servizio giornalistico in maniera tale che tutti possano vedere in che condizioni perché siamo. No, mi inviti. Perché ripeto, sulla disabilità, ecco, io ho un occhio particolare per l'anziano, per la persona disabile. Sì, assolutamente. Questa mattina, sì, questa persona di Piazza Marconi 5, che è un ragazzo che già è sfortunato per i mali che la natura gli ha riservato. Naturalmente. Questo poveretto, dici, io sto implorando in tutti i modi, non ho risposte, non vuole avere la soluzione domani mattina, ma almeno sapere un iter che è iniziato, e qua dice spero che prima che Cristo mi chiami io possa farmi una passeggiata in Santa Pace. E questo la dice lunga. E non è strumentalizzazione. Questo la dice lunga su quello che poi invece sono le periferie, che sono le più abbandonate rispetto a quelle che sono le questioni le periferie. Cittadine. Se poi andiamo al centro, allora sì, capisco perfettamente, ma sì, quelle sì, del sì, centro, quelle diciamo allora, delle zone limitre vengono. Allora, vogliamo parlare di vivibilità e poi ci andiamo in pubblicità ancora un'altra volta. Rampa Leonardo da Vinci, discesa del circolo sottufficiali, una zona meravigliosa, c'è l'attracco, no? Girando la banchina Torpedini, l'Adria e la Clodia per le Cheradi. Bene,
da mesi non viene tagliata l'erbaccia, è un porcile che è arrivato a un metro e mezzo. Allora, Cannone, devo andare io con le telecamere, fare il casino, e dopo che ho fatto il casino si taglia. È il dissesto che impedisce che una... Manca Melucci, non sai programmare, Melucci, non sai programmare. Perché programmare significa che prendi un bel calendario e scrivi ogni due mesi si taglia l'erba lì e la squadra deve andare lì. Ho capito, e lì non deve andare nessuno? Il turista che cosa deve dire? Di fatto. Se dobbiamo andare in pubblicità, perché avrei in mente cose poi. Vabbè, poi lo riprendiamo, andiamo in pubblicità. Riprendiamo la nostra trasmissione, ora poi nel mentre darò la parola, giusto, allora facciamo una cosa, proprio un minuto a testa per completare questo discorso della vivibilità urbana, perché abbiamo dovuto interrompere per gli obblighi pubblicitari, e poi parliamo del problema dei problemi di Taranto, avrete indovinato, la questione ambientale, non solo la questione Ilva, perché l'Ilva è il cancro. Però poi ci sono situazioni terribili, avete visto quello che ha combinato Leni solo avantieri, parliamo di 24-48 ore fa. E allora evidentemente tutto il sistema, Taranto è diventato una pattumiera. Allora completiamo intanto proprio telegraficamente sulla... Vorrei riprendere un po' il discorso rispetto a quello che sono state le questioni sollevate poco fa dall'amico consigliere Dante Capriulo. Allora, ha parlato di problemi ereditati su quelle che sono state oggi evidentemente i soldi stanziati per i lavori. Allora io vorrei soltanto dire due cose su questo argomento. Si è parlato con molta enfasi di quelle che erano la discontinuità con il passato rispetto a un'amministrazione Melucci. Io tutta questa discontinuità non la sto vedendo, con rammarico. Con molto rammarico non riesco a vederla, perché gli uomini che rappresentano il partito di maggioranza relativa sono praticamente gli stessi. Ci sono due assessori che sono ritornati. Ci sono uomini della passata amministrazione Stefani che hanno ricoperto importanti incarichi all'interno dell'amministrazione Stefani. Mi viene da pensare al presidente del Consiglio Lonucci, che ha ricoperto per 5 anni il ruolo di vice sindaco e assessore ai lavori pubblici. Mi viene da pensare a Bitetti, che ha pensato oggi molto, molto determinante e influente sui numeri che si regge l'amministrazione comunale, che è stato l'assessore Cataldino. È stato nominato poco fa l'assessore Cataldino, è stato ripescato tale Spinelli. Il semestrale, l'ex semestrale. È stato ripescato Spinelli, che all'epoca dell'amministrazione Stefano non ebbe il tempo neanche di spolverare il telefono della sua scrivania, che fu immediatamente sollevato. Non me ne voglia il consigliere Capriulo, anche se poi ha avuto, come dire, un trascorso non troppo felice con l'amministrazione Stefano, ha fatto l'assessore al bilancio Dante, non possiamo parlare di quelli che sono stati oggi i risultati sul Fusco, sul Palazzo Carducci, sul Palazzo Trolli. Tu devi convenire con me che nell'ultimo consiglio comunale utile per poter accedere ai finanziamenti in maniera veloce, tu all'epoca stavi con me in opposizione e lo facemmo notare, grazie a noi opposizione che abbiamo mantenuto un numero legale, questi finanziamenti oggi possono essere il frutto di eventuali lavori che si possono portare avanti, altrimenti noi avremmo perso all'epoca il finanziamento. Capriulo, e poi passiamo al tema Ilva. Cioè, ripeto, noi dobbiamo cercare di, proprio perché io penso che poi la gente da noi ci aspetta delle risorse, di indicare neanche dimenticare il passato e quello che è il presente, che si rifà al passato, altrimenti molti dei problemi purtroppo nascono dal passato, e oggi tu hai la responsabilità, per chi governa e noi che governiamo, di rispondere. Sulla questione della vivibilità e dell'erbaccia c'è una gara d'appalto in corso, che è una gara d'appalto di programmazione, come diceva prima, che purtroppo sta avendo dei problemi. Siccome noi, io per scelta mia di vita non entro mai nelle gare d'appalto, perché le gare d'appalto li fanno i dirigenti, devono fare loro dicono che ci sono dei problemi, noi abbiamo detto di fare subito, le gare d'appalto a comunità, chissà perché, durano sempre un tempo infinito,
purtroppo in questo interregno stanno facendo degli affidamenti a 3 mesi, a 4 mesi. Questi affidamenti a 3-4 mesi non stanno andando bene, è inutile che ci nascondiamo, e noi siamo i primi che stiamo contestando questi affidamenti. Questo è il problema della BBTA. Sul resto, io ripeto, noi è di questo devo dire che il Consiglio Comunale è stato abbastanza compatto. Noi abbiamo fatto una scelta di bilancio, di distanziamento di risorse, molto in direzione della vivibilità e delle periferie. Ripeto, noi questi 2,5 milioni che abbiamo stanziato per le strade, per l'impiantistica sportiva e per tante altre cose, che sarebbe un po' lungo dirlo, gli effetti li vedremo, come spesso capita la pubblica amministrazione, tra 2-3 mesi. Ma la Speriamo. Scelta del Consiglio Comunale ovviamente sarebbe d'accordo con il sindaco di andare in quella direzione. Allora, Simonetti, prego. Pur discostandomi di poco dal tema, per parlare un po' di un piccolo problema che abbiamo qua vicino, siccome qui abbiamo le persone preposte per le varie decisioni, maggioranza, opposizione, eccetera, eccetera, ma che cosa è accaduto per cui si è fermato tutto alla struttura Magna Grecia, qua vicino proprio? È una situazione di degrado che onestamente ci umilia. Io capisco che ci sono delle difficoltà nella gestione, nella realizzazione, nelle assegnazioni degli appalti, ma qui parliamo di anni, anni e anni, che tra le altre cose rappresentano anche dei mancati guadagni per l'amministrazione comunale competente, nella fattispecie di Taranto. Sembrava che stesse per ripartire, poi di nuovo si è bloccato. Qual è il problema per cui non decolla mai questa situazione? Quantomeno almeno che ci sia un assegnatario, un qualcosa. Potrei dire la stessa cosa, la situazione è completamente... Naturalmente, oltre alla faccenda economica, al ruolo sociale che potrebbe avere la struttura, io stesso frequentavo quel circolo, c'è anche un fatto di degrado, cioè è vergognoso pure passarci, si vedono topi, tutto abbandonato. Simonetti, potrei dire lo stesso, la situazione è diversa, però c'ha un fondo di analogia. Il gambero, l'ex gambero, cioè io l'altro giorno siamo andati a girare uno spot pubblicitario, una zona bellissima, questo ponte di pietra che è favoloso, il sole che andava a baciare le onde marine, e poi vedere questo scempio, questa struttura murata. Ma io dico, sindaco, vergogniamoci, pensate, in un'altra città, in qualsiasi altra città d'Italia ci sarebbe stata la lotta per valorizzare una realtà del genere, la lotta tra imprenditori. Qui invece abbiamo l'ennesimo casermone. Caso, Magna Grecia, non voglio discolpare nessuno né colpevolizzare, però è una faccenda che magari non riguarda neanche questa amministrazione. No, no. Ma le precedenti probabilmente. Pare che ci sia stata la questione dei danneggiamenti e quindi capito, un discorso di ulteriori costi che sarebbero lievitati. Pur prendere una decisione. Sentiamo sulla questione del Magna Grecia e poi dobbiamo parlare di ambiente necessariamente. Sì, sfondi una porta aperta, perché da mesi, non da qualche settimana, ma da mesi che io in qualità di vicepresidente della Commissione Garanzia e Controllo ho chiesto di sapere la situazione appunto sia del centro sportivo Magna Grecia sia del gambero. E unisco anche un'altra situazione che è in atto e quindi è inutile elencarla. Sono mesi che noi chiediamo di avere un riscontro su queste due realtà, mesi, e l'abbiamo chiesto prima a un dirigente, poi l'abbiamo chiesto a un assessore, l'abbiamo chiesto all'ultimo dirigente, la dottoressa Basile, che nell'ultima commissione fu, come dire, quasi aggredita verbalmente da tutti i componenti dell'opposizione, in primis io stesso, e me ne dolgo, perché non riuscivamo a sapere su questa questione quali erano le risultanze. Bene, dopo aver preso una serie di appunti, la dottoressa Basile disse che era appena arrivata, che avrebbe al più presto prodotto delle risposte, ha pensato bene invece di mettersi e andare via. È una situazione veramente imbarazzante rispetto a questa. Capriulo. Francamente ammetto di non conoscere i dettagli delle due questioni, perché ripeto, purtroppo quando incappiamo in appalti delicati, cioè, a Taranto c'è sempre qualcosa che non va bene. In Magna Grecia pare che ci sia un problema, che gli affidatari hanno contestato che quando hanno fatto la gara d'appalto non c'erano quei danni e quindi hanno incominciato un carteggio. Sul gambero c'è un problema di concessione, però ripeto, qua devo essere sincero, noi poi spesso diamo sempre la colpa alla politica ed è giusto pure che ce le prendiamo le colpe, però c'è un problema di macchina amministrativa
che spesso non funziona. Quindi fermo restando che anche su questo ci deve essere il nostro impegno e facciamo il mia colpa, però c'è un problema di macchina amministrativa che sconta molte difficoltà. Allora riprendiamo il discorso e parliamo di ambiente. Sapete che la tematica ambientale, la questione Ilva, è una situazione che sento molto, anche perché io per la vicenda Ilva ho pagato in prima persona, non come soggetto, come imputato nel processo ambiente svenduto, ma sapete, quando io ho fatto la guerra contro il sistema, si è fatto di tutto per farmi fuori, ma evidentemente non si è riusciti, perché se sono qui autonomamente questo significherà qualcosa. Ma al di là delle vicende mie personali, che non riguardano più di tanto, stiamo assistendo a quest'altra buffonata riguardante l'Ilva. Stiamo assistendo a un governo che decide di non decidere, stiamo assistendo a una compagine governativa con riferimento particolare alla scelta dei 5 Stelle, che in campagna elettorale parlavano di chiusura assoluta dell'Ilva, lo dicevano loro, non io, chiusura programmata delle fonti inquinanti, poi successivamente, quindi chiusura dell'Ilva, chiusura delle fonti inquinanti, chiusura programmata delle fonti inquinanti e riconversione. Ora Di Maio sta prendendo altro tempo, non sa cosa succederà e quindi si riserva a settembre di decidere, dopo che ha ascoltato gli imprenditori, ha ascoltato Mittal, ha ascoltato le associazioni, ha ascoltato i sindacati e prende tempo. Nel frattempo Emiliano incomincia a fare altri salti della quaglia, perché evidentemente Mittal non va bene e quindi Emiliano sta facendo una strana alleanza sotterranea con Di Maio. Evidentemente vuole far fuori Mittal e far arrivare quindi Jindal, e quindi cassa, depositi e prestiti e quant'altro. In tutta questa situazione c'è un'Ilva, c'è una situazione, uno stabilimento che sta crollando a pezzi. 3 incidenti gravissimi nell'arco di 4-5 giorni, che per grazia di Dio non hanno comportato questi incidenti il morto o i morti. C'è una situazione occupazionale quantomeno preoccupante, dico preoccupante per non dire di peggio, e poi c'è una situazione ambientale, ovviamente dei dati. La notte l'Ilva vomita di tutto di più. Il sindaco, da paladino dell'ambiente alleato di Emiliano, rompe con Emiliano e si fidanza, tra virgolette, politicamente con Calenda, il sindaco che diventa industrialista da ambientalista, e il tarantino che, come si dice a Taranto, si trova come un ciuccio in mezzo allo suine. Si dice così? Allora, lei vive questa realtà come imprenditore, ma si sente questo, il peso dell'incertezza? Il peso dell'incertezza è potere, ed è questo che... Perché non ci sono messaggi chiari, tipo una riconversione o addirittura la continuazione, ci si adegua alle normative previste dalla legge, si imitano gli stabilimenti che ci sono all'estero, che rispettano tutte le situazioni relative all'inquinamento. Non c'è niente, siamo in alto mare, ascoltiamo. Noi abbiamo anche il piacere di vendere i giornali e quindi quotidianamente verifichiamo cattivi odori in città, qualcuno si scusa, qualcun altro minimizza, fesserie. Dice no, fesserie. A proposito, l'ENI, fatto sta, una perdita di GPL, l'ENI l'ha definita minima, però la gente era intossicata, non bastava la diossina, si doveva aggiungere anche l'ENI. Totò direbbe pinzellacchere. Appunto. E quindi in questo caso noi da cittadini tarantini viviamo questa incertezza, che non è una gran bella cosa, diciamoci la verità. Io adesso non so, magari qui ci sono le persone preposte, magari sono più informate rispetto all'argomento, se ci sono delle iniziative dal basso, qui dal Consiglio Comunale, perché prima sentivo che i consigli comunali se ne occupavano vivamente, c'erano anche delle sedute straordinarie perché si risolvesse questa problematica. Adesso sembra che tutto sia in stand-by. Ma oltretutto c'è un'altra situazione. Ora io comprendo anche la posizione dei consiglieri, ben poco possono fare rispetto ovviamente a scelte di natura nazionale ed internazionale. Ma la cosa che più mi preoccupa e mi avvilisce
è il silenzio assoluto dei parlamentari 5 Stelle. Sulla questione Ilva non aprono più bocca, non si fanno vedere, non si fanno sentire. L'onorevole Rosalba De Giorgi ha fatto un intervento in cui ha detto: non vi preoccupate voi, Di Maio penserà a risolvere la questione ambientale, che non dice nulla, poteva tacere, come hanno taciuto gli altri. E io dico, scusatemi, ma ora a me non me ne frega niente del colore politico, però scusatemi, qui abbiamo 5 parlamentari di maggioranza, delle risposte le devono dare, non possono tenere, sfuggire, perché poi scappano, la questione Ilva, scappano rispetto alla questione Ilva. Io a Brindisi ho dovuto interrompere durante un comizio Di Maio e fare il maleducato, il vastasso, ma lo farei e lo rifarò altre 50.000 volte per sapere, scusi ministro, ma ci vuol dire una parola sull'Ilva? Dice no, mi risponde, lei si attenga alla sua deontologia professionale e non urli. Questa è stata la risposta di Di Maio. Ora, al di là di questo, dico, ma si può vivere una situazione, una città che è diventata la pattumiera ambientale? Perché io dico, Taranto c'ha tantissime cose, c'ha il mare, c'ha le risorse, il patrimonio archeologico che è una meraviglia, e però noi con queste situazioni ci, come dire, marchiamo di un marchio indelebile, la città dei veleni. E come possiamo dire che non siamo la città dei veleni? Siamo la capitale della Magna Grecia, siamo la capitale del mare, siamo la capitale della cultura, al di là di Matera o Matera non capitale, capitale o meno, non ci interessa, però stiamo diventando veramente una Chernobyl. Senti, direttore, il problema è che questa questione sorvola le nostre teste, ma in maniera veramente molto alta. Noi abbiamo pochissime possibilità di intervento su questa questione, sulla questione ambientale, che, ripeto a dire, invade tutti noi cittadini, perché noi abitiamo tutti in questa città. Il problema serio dei 5 Stelle che nominavi tu poco fa è all'interno delle contraddizioni del loro movimento. Noi sappiamo che tutti coloro che sono stati eletti in questa tornata elettorale al Parlamento avevano detto alcune cose sulla città di Taranto, avevano detto alcune cose sulla questione ambientale. Chiedo scusa, le associazioni ambientaliste, la maggior parte di esse, che hanno fatto gli hooligan dei 5 Stelle, che sappiamo, hanno appoggiato, sappiamo, ora stanno, sappiamo, si stanno pentendo e hanno detto scusate, ora è finita l'attesa, dovete rispondere. Anche questo la dice lunga su quelli che sono gli interessi internazionali, europei, su questo stabilimento. Noi crediamo che se evidentemente trovano delle difficoltà dei parlamentari a portare avanti un discorso rispetto a quello che avevano detto, enunciato, trito e ritrito in campagna elettorale, è evidente che noi consiglieri comunali possiamo però Cannone, mi perdoni, mi rendo conto che una protesta di, come dire, di tutta la città potrebbe essere, come dire, con sostenuta, noi in testa ai cortei, al popolo, alle manifestazioni, per poter smuovere un po' le acque che, come diceva poco fa, sono stagnanti in questo momento, che non vanno però né avanti io né dico indietro. No, i parlamentari Rosalba De Giorgi, Mario Turco, la Ermellino, Gian Paolo Cassese, Vianello, io non è che loro devono andare e chiudere l'Ilva, però scusate, volete dare delle risposte al cittadino? Volete dare delle risposte? Voi signori cari prendete 15.000 euro al mese. Ma io ho detto poco io pretendo fa queste quello, risposte. Ho detto poco fa proprio quello, se loro stessi evidentemente su questo argomento non riescono a prendere una posizione netta e decisa, è evidente quali sono gli interessi a livello internazionale che gravano su questo. Sapete come va la comunicazione in quel movimento? Lì c'è la dittatura, so, e non bisogna parlare. So. E quindi vedi, va da sé che tutto lì, quello che hai detto poco a me dispiace, fa, ti sei dato una risposta. A me dispiace perché poi magari i parlamentari tarantini vorrebbero anche fare qualcosa in ambito ambientale dei 5 Stelle, però hanno avuto il lucchetto, gli hanno cucito le bocche e devono tacere. Ma difatti,
ma questo la dice lunga, perché noi dobbiamo scordare che i loro familiari, i loro figli, i loro genitori, i loro amici, il loro lavoro si svolge su questo. Io per la cronaca, e avrebbero tutto per la cronaca, ma evidentemente vige qualcosa che evidentemente non permette loro di mettere in atto azioni, allora, io... che possono in, come dire, non, mettere non... i bastoni fra le ruote al loro futuro politico, dinamiche, ecco. Io ho invitato per correttezza i due consiglieri comunali, l'avvocato Nevoli e Massimo Battista. Battista mi ha detto che aveva una visita dall'odontoiatra e Nevoli aveva degli impegni professionali precedentemente assunti, motivo per cui sono assenti, ma so benissimo che per loro diventa impossibile, imbarazzante, imbarazzante. Okay. Capriulo. Sì, allora, tu, intanto anche intanto... sul ruolo del sindaco, un sindaco che sta diventando... Che cambia opinione in maniera strana, perché uno che fa il braccio duro con Calenda, e mi piacque, e disse basta, questa città non deve essere più stuprata, ora diventa industrialista. Qualcosa è successo. È un'esagerazione, no. Entrambe le cose. Vabbè, senti, intanto dal tono accorato in cui hai fatto la introduzione si capisce che per te è un nervo molto... Come? Dal tono accorato. Io l'ho detto, no, la mia posizione è la chiusura senza se e senza no, ma. Però io mi ricordo, no, adesso volevo ricordare, sì, proprio a beneficio magari dei telespettatori che non lo ricordano, che tu hai subito anche un licenziamento. Certamente, per questo certamente, fatto, no? Quindi, per la questione. Quindi, infatti ho detto, pagati in prima persona. Diciamo, ti ribadiamo la nostra solidarietà. E vi ringrazio e ricordo. Hai perso il posto di lavoro, perché ricordo anche le manifestazioni che facevamo sotto Blu Star in quel periodo. Perché certamente. Se però grazie. Non velata, poi però grazie, il motivo vero per cui ti licenziarono fu quello. Però grazie a Dio, grazie a Dio. Capiamo la tua. Grazie a Dio. Io. Grazie anche a quelli che ti danno una mano. Sei ancora qui. Io sono qui, qualche altro non sta più in Parlamento. Quindi capiamo. Diciamo, sta a casa sua, a Roma forse. Su questo argomento. Però, come si diceva prima, noi, tu hai citato, no? Siamo dei ciucci in mezzo ai suoni. No? Lo so, non avete colpe alla, voi. Alla fine ci sentiamo anche noi dei ciucci in mezzo ai suoni, perché l'argomento è così complesso e la città è così divisa, perché se oggi dovessimo fare diciamo, un sondaggio, io non lo so effettivamente cosa vogliono i tarantini rispetto all'Ilva, no? Perché ci sono quelli che la vogliono chiusa, ci sono quelli che la vogliono aperta a prescindere, sono quelli che la vogliono ambientalizzata, quelli che vogliono la riduzione della produzione, quelli che vogliono il preridotto, quelli che vogliono il gas. Quindi noi siamo una città divisa e dico in molti casi l'incapacità della classe dirigente a riuscire a trovare una soluzione. Ovviamente che non possono essere questi sfessati di consiglieri comunali che poi la mattina devono andare pure a lavorare, che possono risolvere questo problema, ma come dicevi tu, chi ha avuto un ruolo importante da ministro, da parlamentare, che deve occuparsi di questi temi ed avere il coraggio di assumere una decisione, perché su questo sono completamente d'accordo con te. Il Movimento 5 Stelle, che personalmente anche apprezzo in alcune battaglie, adesso hanno la responsabilità di governare. E guardate che quando si governa è diverso di come quando si sta all'opposizione. Io le ho fatte tutte e due, mi permetto di giudicare. Perché quando sei all'opposizione la spari. È facile. Ed è finita là. Quando governi ti devi assumere la responsabilità di assumere le decisioni. Ora, anche sulla vicenda Ilva, le decisioni ad oggi non ne vediamo, se non paradossalmente decisioni in continuità con il passato governo. Vedi la proroga dei commissari, vedi il piano di ambientalizzazione che sta andando avanti. Allora, da questo punto di vista, è qui il ruolo, diciamo, con cui noi stiamo dialogando con il sindaco e, per quanto mi riguarda, dialogando anche col presidente della regione. Noi abbiamo presentato una proposta di accordo di programma dove all'interno sono sostanzialmente contenuti delle proposte che poi nascevano dal programma elettorale che noi abbiamo sottoposto agli elettori e che ha avuto comunque il consenso maggioritario. Allora, io personalmente lo dico come Dante Capriulo, come rappresentante anche di un'associazione che è quella per che si è proposta alle elezioni, noi rimaniamo vincolati come nostra proposta rispetto a quell'accordo di programma che fissava degli obiettivi fondamentali, no? Per cui non si può chiudere l'Ilva to cure perché il disastro economico sarebbe notevole, ma contemporaneamente si devono fare degli interventi importanti per modificare la produzione. Io personalmente
credo che anche l'esperienza del gas non sia completamente da trascurare, perché la decarbonizzazione, perché comunque le tecniche vanno avanti, ci sono delle proposte, ma quindi, qualunque cosa sia, almeno si decida, poi l'altra questione che si dica qualcosa su questa questione. No, però ripeto, in quell'accordo di programma firmato dal presidente della regione e dal sindaco di Taranto, per cui è l'ultimo atto ufficiale, mo lasciamo stare poi le scaramucce, diciamo, certe volte anche un po' politiche, quello è un atto sottoscritto dalle amministrazioni inviato al governo. Noi su quello non abbiamo avuto risposta, perché per esempio all'interno di quell'atto c'era la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, che è una innovazione nazionale, la valutazione del danno sanitario, che è un'innovazione della regione Puglia, cioè di come la regione Puglia, cioè di come la popolazione tarantina viene tutelata dal punto di vista sanitario rispetto a questi impatti. Noi su questi atti del comune e della regione non abbiamo avuto risposte. Al Movimento 5 Stelle e alla Lega che governano il paese è arrivato il tempo di dare risposte ai tarantini, perché è finito il tempo dell'opposizione. No, ma io ripeto, quando ho sentito, poi, ho letto, quando tu elenchi i parlamentari certe volte viene pure difficile, innanzitutto la gente non li conosce, viene pure difficile ricordarli, mentre noi siamo in mezzo alla gente e prendiamo ogni giorno mazzate. Allora da questo punto di vista io, che non sono uno che non vuole mai aggredire e cerca sempre il dialogo, però dico contemporaneamente che chi governa ha la responsabilità Quando ho letto il comunicato, il post su Facebook, il comunicato di Rosalba De Giorgi, la quale ha detto: abbiate fiducia in Di Maio, Di Maio si sta occupando della questione Ilva, ha fatto la scoperta dell'acqua calda. È ovvio che Di Maio si deve occupare della questione Ilva, non è che mi devo occupare io della questione Ilva, però ci devono essere i fatti, perché le parole sono belle. Ora però andiamo in pubblicità, al termine, l'ultima parte, subito dopo la pubblicità, la fascia pubblicitaria, l'ultimo, il rush finale di Polifemo. Bene, rieccoci, ultima parte di Polifemo, siamo qui a Taranto, in via Umbria 186, nel gazebo del caffè Tabacchi Simonetti, di Pietro Simonetti, che abbiamo qui presente. Allora, Simonetti, le è piaciuta questa trasmissione? Il mio è un giornalismo scomodo. Di rompiscatole. Mettere in risalto, magari approfittando anche della... ci riesci benissimo. Però non trascuriamo, non la facciamo diventare solo negativa. Cioè, No. Ma io ho detto, Taranto non è solo la città di Taranto. È una situazione futura, ci occuperemo anche delle situazioni positive della città. Ma io per esempio la risorsa mare. La risorsa mare, ma anche quei piccoli commercianti che si impegnano quotidianamente, che andrebbero considerati eroi, viste le difficoltà in cui operano. E quindi voglio dire, qualche volta analizziamo anche le positività. Simonetti, io la vedo che ci sono. Che lei si esprime molto bene alle idee chiare. Non è che un bel giorno, e sarebbe una cosa positiva, decidesse di dare il suo contributo attraverso l'impegno politico? Beh no, sinceramente ritengo che ciascuno di noi debba fare quello per cui è allenato. Io non penso di essere allenato a tale funzione. Pensi un po', posso fare una battuta? Allenato più a lavare le tazze. No, non dica così, perché lei crea lavoro e crea anche economia. Io dico che i piccoli imprenditori sono quelle rondelle di quegli ingranaggi che fanno camminare. In maniera del tutta positiva a quello che diceva l'amico Capriolo, giustamente la macchina, la burocrazia è anchilosata, cioè non è facile anche per chi è munito di grande volontà decidere, legiferare, eccetera, perché io non penso che sia colpa della politica o del politico in particolare la situazione in cui versa il Magna Grecia. Men che meno la situazione del gambero, cioè sono situazioni dove le persone singolarmente, pur impegnandosi, per effetto di questa politica un po' tra virgolette bloccata, non si riesce a risolvere il problema, questo è. E infatti le questioni stanno lì, vive davanti agli occhi. Abbiamo parlato dei massimi sistemi, della questione ambientale, delle questioni nazionali, parliamo del problema sicurezza, magari... Se sente Salvini viene di corsa a quel scherzo. Ma vi state rendendo conto, cioè ci stiamo rendendo conto della situazione abusiva a Taranto? Dobbiamo parlare dei parcheggiatori abusivi? Dobbiamo parlare del centro che è completamente invaso? Allora io dico, signori delle istituzioni, delle forze dell'ordine, signori
nel corpo di polizia municipale, ma vogliamo ristabilire l'ordine per il parcheggiatore abusivo, per il venditore di cozze, per il venditore di frutta, perché è vero che qualcuno ebbe a dire: ma meglio che venda le cozze piuttosto che vada a fare uno scippo. Ma non è questa la cultura della legalità. Cioè, qui a Taranto bisogna ripristinare la legalità a tutti i livelli, perché non ci sono i fessi e i dritti. Il signor Simonetti, imprenditore, paga fior di quattrini per l'occupazione del suolo pubblico, o no, Simonetti? E anche per la pubblicità. E anche per la pubblicità. E come si sente quando vede quello che fa il furbo? No, intanto non vanno condannate no. Le persone che comunque lavorano onestamente. Però magari creare le condizioni affinché fatti possano rientrare nell'alveo della legalità, la loro posizione. Però io dico sulla questione, ecco, Cannone, sulla questione parcheggiatori abusivi, qui bisogna stringere, perché qui sta diventando, perché ci sono delle aggressioni continue ai cittadini. Quindi fin quando c'è il parcheggiatore che dici: capo, ma dai un caffè, lo dico alla tarantina maniera, poco male, glielo dai, è una richiesta, è un'offerta. Ma quando poi inizia l'estorsione, inizia la minaccia, iniziano le percosse e ci sono le denunce, ci sono le aggressioni, e allora non ci stiamo più. Sfondi anche qui una porta aperta. Due o tre giorni fa in Commissione Garanzia e Controllo abbiamo esaminato un ordine di servizio che arriva dall'AMAT a proposito degli ausiliari della sosta. E abbiamo esaminato questo ordine di servizio, ci stiamo parlando su per vedere di riuscire a trovare la dritta su questo ordine di servizio, per cercare. Nella discussione è venuto fuori anche il problema dei parcheggiatori abusivi. E lì il centro è invaso. Ritorniamo a quello che usualmente viene definito il controllo del territorio. Io ho parlato con il comandante della polizia locale, al quale ho sottoposto alcune zone del territorio tarantino in cui ci sono dei parcheggiatori abusivi che credo essere abbastanza pericolosi. Gli ho detto quali sono le zone, l'ho ribadito ieri in commissione all'assessore Cataldino e al direttore di CEC. La questione non si risolve in un batter d'occhio, ma si potrebbe risolvere con un cambiamento di reato che queste persone possono avere all'interno del loro commercio abusivo. Quello deve essere considerato estorsione. Ma perché No, quello è un reato amministrativo, purtroppo, e quindi un reato amministrativo che vede coinvolti questi parcheggiatori abusivi. C'è la minaccia del penale. Sì, ma la minaccia deve essere contestuale alla denuncia in presenza delle forze dell'ordine. Cioè, il reato estorsivo, se non viene derubricato in reato estorsivo, questo non può essere altro che un reato amministrativo, e ne possono prendere 100 al giorno. Perché giustamente il reato amministrativo deve avere un risultato, quello dell'esproprio, evidentemente su cose che loro hanno. Questa gente purtroppo per loro non ha nulla, quindi che cosa li vuoi togliere? Allora, nel momento in cui questo deve essere definito un reato, come dire, estorsivo, è evidente che le forze dell'ordine possono intervenire. Ma se non abbiamo la possibilità, il comandante mi diceva, e di questo dobbiamo darne atto, che le forze dell'ordine rispetto alla sua forza, quella della polizia locale, sono in numero nettamente ridotto come unità di personale, è evidente però che diventa ci difficile. Ci vuole poi l'azione sinergica, ma tutto con la questo, polizia, con assolutamente, i carabinieri, con la guardia di finanza, se tutto questo non viene portato su un tavolo di una conferenza di servizi, appunto, fra la polizia locale, i carabinieri, la polizia, addirittura la guardia di finanza, con evidente controllo del territorio, da questa cosa, dottor Abba, non se ne Io esce. Dico che non sarebbe non molto difficile, bisogna coordinare le forze di polizia, sì. Cosa che finora non è accaduta. Ma parecchie volte è stato organizzato. Mi rivolgo anche al questore, dico, cerchiamo di Ma credo forze. Che parecchie volte sia stato organizzato un tavolo di questo genere per porre rimedio anche alla questione. Anche perché evidentemente le zone incriminate si sanno. Ma non si sanno tutte. Se volete ci andiamo insieme. Non si sanno tutte, no, io le so tutte, no, purtroppo, dico, perché io vivo, posso andare con le vivo in mezzo alla strada quasi 18 ore al giorno. Abbiamo centrato il problema, fermo restando che è un problema, ci viene segnalato da diversi cittadini, in alcuni casi le richieste sono pressanti, anche qua usiamo un eufemismo.
però, e questo lo dico anche per esperienza, non è un problema che l'amministrazione comunale può risolvere da sola. No, infatti. Qui ci deve essere l'intervento della prefettura, l'intervento della questura, l'intervento degli altri, delle altre forze armate. Esiste un organismo previsto dalla legge che si chiama Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si riunisce. Noi lo conosciamo questo per le partite di pallone, no? È molto noto per le partite di pallone calde, no? Che si riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Io penso che in questo caso, per la verità sono stati fatti interventi, io penso che a Taranto serva una linea un po' più dura di quella che si è avuta in precedenza. In passato io mi sono trovato anche diciamo, ad alcuni incontri, in effetti c'è stato dal punto di vista politico una scelta, politico in senso lato, non mi riferisco alla politica istituzionale, sì, sì. C'è stata una linea morbida perché queste attività sono state viste come una sorta di ammortizzatore sociale, però io credo che appunto alcuni fenomeni vadano sradicati perché altrimenti diventano pericolosi. Poi dico una cosa personale, io per scelta di vita, e cerco di attuarla almeno per la mia famiglia, non compro nemmeno un'albicocca dall'abusivo, perché purtroppo se iniziassimo anche noi, certo, il fenomeno, ad evitare di comprare dagli abusivi per strada, sia per un fatto igienico che per un fatto, diciamo, di costume, io credo che forse qualche cosa migliorerebbe, no? Quindi anche qua noi tarantini siamo un po' abbastanza elastici, no, cioè nel senso che abbiamo, che pur di risparmiare un centesimo siamo capaci di comprare a quello che magari sta con le cozze in mezzo alla strada e sta buttando nel chiusino, lo sta pur tappando, in condizioni igieniche precarie, pur di non andare alla pescheria che sta a fianco, che magari ti fa pagare qualcosa in più ma c'ha le cozze. Perfetto. Scusate se si sente qualche interferenza, il vento, la natura fa questo, e quindi chiaramente nel registrare ovviamente si sente così questo rumore. Ecco, quello dei voli suborbitali, e qui andiamo al tema della regione, il rapporto tra la regione Puglia e la città di Taranto, perché per un così nella fretta non ho toccato questo argomento, ora rapidamente lo esauriamo. Beh, scusate, l'aeroporto Arlotta chiuso ai voli civili, poi sentiamo parlare dei voli suborbitali che si terranno dall'Arlotta, la destinazione cargo, i droni, l'aerospazio. Pensi, Simonetti, lei se ne potrà andare una settimana sulla Luna, solo che costerà 250.000 euro a weekend, però i voli passeggeri no, se lei vuole andare a Roma no, però può andare sulla Luna. Pensi un po' che fortuna che ha avuto. Penso al discorso delle ZES, zone economiche speciali, dove guarda caso quella riguardante l'arco ionico viene, come dire, messa in secondo piano rispetto a quella adriatica. Insomma, diciamo che siamo un po' maltrattati. Molto. Quindi confidiamo nella funzione dei parlamentari locali. No, ma parlo anche di regione proprio. Che facciano sentire la loro voce. Senti, a proposito di quella dichiarazione dell'Ermellino che ha detto guarda, noi non possiamo, guarda, non dobbiamo fare i voli, non dobbiamo mettere i voli civili e voli passeggeri all'Arlotta, perché sennò l'economia barese e brindisina ci rimette. Guarda, a fronte di questa, veramente, guarda, mi viene da ridere, anche se effettivamente ci sarebbe da piangere, a fronte di tutte le battaglie, di tutte le guerre, non le battaglie, che sta conducendo sulla piazza di Taranto per l'aeroporto Arlotta, sentire queste dichiarazioni veramente ti gela il sangue. Simonetti, ma lei pensa cosa significa promuovere il turismo? Sì. Sa cosa significa se la mattina venissero, la domenica, in l'estate piena di turisti, il suo bar? Ma d'altra parte, non so se ricordate, lei potrebbe servizio che invece striscia la notizia rispetto, siccome mi riguarda come settore, al bar presente al mattino, cioè il quale incassava roba di 2 euro, 3 euro al giorno, poiché le persone presenti erano pochissime, cioè, e quindi vendeva sempre le stesse. Gira cose. L'economia, lei potrebbe assumere altre persone, perché ovviamente avrebbe maggiori introiti e un circolo virtuoso, invece anche, no. Ma anche il disagio stesso che abbiamo quando dobbiamo fare un volo aereo, cioè bisogna recarsi obbligatoriamente a Bari o a Brindisi. Ma la visione
contorta di una dichiarazione di quel genere, dove non si vuole tenere presente che l'aeroporto di Grottaglie potrebbe servire altre cittadini di altre regioni rispetto a quelle di Bari, rispetto a quelle di Brenzi, penso a quelle della Basilicata, no, ma... penso a quelle della Calabria, penso a una serie di situazioni con altre, con altre rotte che questi aerei potrebbero avere rispetto a quelle già esistenti. Veramente è una dichiarazione che genera... No, ma la cosa grave sa qual è stata? Quando lei ha detto sì, vabbè, noi stiamo pensando all'aeroporto, ai voli passeggeri, pensiamo che non c'è la linea ferroviaria Crispiano-Taranto. Mi sono cadute le braccia così, boom, e ho detto, signori, queste sono le persone che ci rappresentano. Riesco ancora a ridere di queste cose perché effettivamente forse stiamo sprecando anche troppo tempo su questa dichiarazione. Anzi, Capriulo, prego la regia, mandiamola in onda questa intervista e poi al rientro Capriulo. Prego Capriulo, sentiamola. Cercheremo di capire bene come poter lavorare al meglio per il nostro territorio. Sperando che Bari ancora una volta non ci schiacci, perché sta accadendo in materia di aeroporto, Bari e Brindisi, quindi speriamo che almeno l'università... Non mi risulta che stia avvenendo questo. Anzi, per l'aeroporto? Per l'aeroporto, che è classificato come adatto all'aerospazio, si stanno già verificando insomma delle situazioni favorevoli, sì, per puntare su un altro tipo. Però di... vedere l'Arlotta privo dei voli civili è uno schiaffo al turismo, o mi sbaglio? Allora, guardi, il discorso degli aeroporti è complesso. So che è bello avere vicino casa l'aeroporto per avercelo ad un quarto d'ora e poter prendere l'aereo ad un quarto d'ora, però ci sono delle normative che ci dicono che un aeroporto deve anche riuscire ad essere sostenibile da un punto di vista. Però visto che c'è, usiamolo, no? Se no ci facciamo una pista da ballo, visto che è deputato anche ai voli intercontinentali. Io credo che si possa puntare su un altro tipo di economia. Quella dell'aerospazio? Quella dell'aerospazio, perché potrebbe creare tutto un indotto. Ben venga, ma io insieme all'aerospazio metterei i voli civili. Il turismo si fa con i voli civili, non con l'aerospazio. Allora, guardi, Lecce non ha un aeroporto, eppure ha un turismo molto più fiorente di quello di Taranto. Come se lo spiega? Ma noi abbiamo l'aeroporto, perché non lo dobbiamo usare? Perché probabilmente... il fatto di essere sostenibile non consente adesso a Grottaglie di essere un aeroporto, fra l'altro non classificato, dovrebbe avere anche una parte classificata come civile, però ha bisogno di lavori importanti. Il discorso qual è? Attivando eventualmente Grottaglie, Bari e Brindisi, che già sono due aeroporti che non sono... non hanno un bilancio fortemente positivo, andrebbero in crisi. Bari e Brindisi vanno in crisi, e noi cosa ci dobbiamo preoccupare? Che Bari e Brindisi non vadano in crisi, e nella crisi continuiamo a rimanerci noi? Assolutamente non è questo il discorso. Dobbiamo così trovare sembra. Una soluzione migliore per il territorio, perché se noi abbiamo Brindisi a 50 minuti e Bari a poco più di un'ora, basterebbe semplicemente creare una serie di trasporti veloci ogni mezz'ora, ogni quarto d'ora. Sì, lo so, ma il problema è che noi abbiamo l'aeroporto, tenerlo aperto, tenerlo chiuso è un peccato ai voli civili, è un peccato di Dio. Nulla vieta che se un domani il turismo di Taranto esploda, magari si possa... Il turismo esplode anche con l'aeroporto. Con l'aeroporto chiuso è più difficile farlo esplodere. Non è conseguenziale la cosa, no. È Lecce, che Lecce non ha aeroporto. Capito, ma noi ce l'abbiamo, e se io ho una macchina non vado a Roma con l'asino, uso la macchina. Ovviamente, il discorso però è questo, se poi non abbiamo... per far crescere il turismo, dei treni che ci portano da Crispiano a Taranto la domenica. Potenziamo anche quelli. Obiettivi e vedere quali sono effettivamente le priorità. Comunque io dico soltanto una cosa e concludo. Sì. Siamo tarantini, difendiamo i nostri beni e difendiamo le nostre infrastrutture. L'aeroporto chiuso ai voli civili è un'assurdità. A me, sinceramente, con tutto il rispetto per Brindisi e Bari, poco interessa di Brindisi e Bari. Dobbiamo difendere il nostro territorio, perché già viviamo le pene dell'inferno. Guardi, io ho un figlio che va a scuola. Difendere il territorio molto spesso può voler dire potenziare anche i servizi pubblici giornalieri. Ma una cosa non esclude l'altra.
No, ma bisogna darsi delle priorità, perché non abbiamo uno Stato forte che possa di colpo dire va bene, tutto lo Stato. Alla fine deve pagare sempre Taranto, questo mi irrita. Non credo che paghi Taranto, non credo che sarà Taranto a pagare, anzi. Sta già pagando. Dei parlamentari che si sono spesi da tempo, da questo punto di vista, e che continuano a spendersi per il bene del nostro territorio. Rieccoci, allora Capriulo. Sì, diciamo che... ovviamente l'onorevole Ermellino risponderà delle sue dichiarazioni, poi è chiaro che noi abbiamo vissuto un fenomeno dove forse più della metà degli onorevoli non aveva nemmeno fatto politica, no? Per cui anche qua... Poi è buon senso, non è... Sì, però la politica non c'entra niente. Io credo che la politica, l'amministrazione non si inventa, no? Ecco, giustamente diceva Simonetti prima, ognuno deve essere anche allenato alle cose che fa. Trovarsi però di colpo in Parlamento senza conoscere molti fatti amministrativi purtroppo è un problema, però hanno scelto i cittadini e la democrazia. Vabbè, però un momento, qui abbiamo il sistema elettorale, lo sappiamo, è un sistema di nominati. Lei poteva mettere pure il suo cane sarebbe stato eletto con i 5 Stelle. Ma però la gente ha votato i 5 Stelle. Sì, no, ma il sistema, non c'è la scelta della persona, è il voto. Specialmente con l'istinto proporzionale, sì, ma il listino proporzionale, dobbiamo rispettare il giudizio, ti prendi il pacchetto, si è voluto il menu fisso, molte persone che nella loro vita non avevano fatto completamente pubblica amministrazione, politica, poi obiettivamente i risultati in alcuni casi sono questi, no? Lì c'è un gruppo di testa che è guidato dalla Casaleggi Associati e devono eseguire gli ordini, però queste sono le modalità di funzionamento, alla gente è piaciuta e così, così è. Sul discorso della lotta però, Luigi, io credo, proprio perché dobbiamo essere tutti quanti degli amministratori seri, perché se no io sono dell'opinione che sparare per sparare non serve assolutamente a nulla. L'altro giorno insieme al mio collega Gisberto Zacchio siamo andati personalmente alla Rotta perché eravamo a Grottaglie per altre cose. E un altro stefaniano ritornato in maggioranza. Vabbè, ma scherzo. Cioè, Gisberto è veramente una persona che certo, ci mancherebbe. Siamo andati all'aeroporto di Grottaglie, io mancavo da qualche anno, no? Obiettivamente l'aeroporto a Rotta, se tu lo vedi, sembra di ritornare 20-30 anni indietro, no? Cioè sembra come se tu rivedi una cosa di 20-30 anni fa, quindi con un sistema viario tutto da rifare, no? Quindi noi abbiamo, è vero che ci sono i voli, quelli della Alenia, però obiettivamente è una infrastruttura che andrebbe molto riorganizzata per aprirla ai voli civili, quindi è un discorso di programmazione. Io mi sono trovato con degli incontri fatti dal presidente Michele Emiliano in cui è stato chiesto un piano economico finanziario per far partire i voli. Purtroppo nessuno ha presentato dei piani economici finanziari seri. Però deve essere anche Aeroporti di Puglia che deve... Allora, da questo punto di vista, io credo che il punto di equilibrio, è sempre l'idea che ho avuto io, sia partire, intanto serve una programmazione per sistemare la viabilità, perché non è che possiamo far arrivare gli aerei e farli perdere nella campagna di Grottaglie, perché così siamo. Intanto l'aeroporto va completamente rifatto, perché personalmente nell'ultimo periodo ho viaggiato parecchio con l'aereo, ho accompagnato i miei figli e Brindisi e Bari sono di un altro livello dal punto di vista dell'aeroporto di Grottaglie, che ripeto sembra un aeroporto sovietico di 50 anni fa, no? Quindi servono soldi per renderlo un aeroporto moderno. Terza cosa, si dovrebbe puntare secondo me sugli aerei charter, che sono quei viaggi organizzati che avendo una struttura idonea possono arrivare, però da questo punto di vista o facciamo una programmazione seria su come riattiviamo sicuramente una cosa che può essere volano per lo sviluppo del territorio, oppure facciamo la rincorsa all'utopia che non ci porta da nessuna parte. Ok, ma bene. Veramente che questa storia non vada avanti per una sorta di interesse che gli aeroporti di Puglia, di Bari e di Brindisi mettano i bastoni fra le ruote su un'economia pugliese che sta diventando quanto più possibile baricentrica. È chiaro che nessuno mette mano sull'aeroporto, ho capito, ma nessuno mette mano sull'aeroporto non sapendo di quale fine deve fare. Come fai a rimodernare una cosa che non sai, ma non può essere così. Noi dobbiamo programmare, lo dobbiamo programmare. Allora ci dica Emiliano che c'è il progetto che qui a 5 anni che l'aeroporto entra in funzione, sì, ma
Ma noi dobbiamo essere no, capaci le modernizzazioni che questo aeroporto, altrimenti parliamo sempre di aeroporto. Non è possibile essere continuamente baricentrica su tutte le questioni. Bene, anche regionale, bene, non è proprio possibile. Per una colpa sembra gli altri. Ho capito, ma di che cosa dobbiamo parlare? Di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo costruire dei progetti concreti dal territorio. Ma perché la regione che è deputata a questo non ci mette in condizione, non ci mette in condizione di programmare e progettare una cosa del genere? Bene. Rimoderniamo una cosa che non sappiamo se domani funzionerà. Bene. Spendere soldi è inutile. Bene. Dobbiamo terminare qui. Una bella puntata, abbiamo parlato di tutto, siamo partiti dalla vivibilità urbana, questione Ilva, questione aeroporto. Chissà, magari Simonetti, tra qualche anno lo faremo sullo spazio, Polifemo. Sui voli urbani. Lei è invitato. Te lo auguro. Tanto, per 250.000 euro a weekend. Paga Simonetti. Paga Simonetti. Ho torto collo. E allora ringraziamo l'imprenditore titolare del Caffè Tabacchi Simonetti, Pietro Simonetti. Ringraziamo il dottor Antonio Cannone, consigliere comunale di Taranto, vicepresidente del Consiglio Comunale. Grazie a voi. Ringraziamo l'avvocato Dante Capriolo, consigliere comunale di Taranto, nonché presidente della Commissione Bilancio. Bene, è il momento di salutarci, appuntamento a venerdì prossimo. Vedete, il vento ci impedisce di parlare. Magari forse sono i parlamentari che ci sono, 5 Stelle che si sono messi d'accordo per farci zittire, scherziamo. L'appuntamento venerdì, ore 21, Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.